Siamo sempre più connessi, ma sempre più soli. È lo slogan che abbiamo scelto in merito a questa campagna di sensibilizzazione riguardante l'utilizzo positivo di Internet. Questo spot ha lo scopo di sensibilizzare la comunità sull'uso corretto di Internet, in quanto il concetto chiave non è più la presenza in rete, ma la connessione. Se si è connessi, ma non presenti, si è soli. È per questo che vogliamo ricordare che Internet non è solo un veicolo, ma un vero e proprio mondo, un contenitore culturale che tutti dovremmo cogliere. Il lavoro è stato organizzato da noi volontarie, Natascia, Fabiola, Eleonora e Fabiana, col progetto Chiara Corbella Petrillo del Servizio Civile di San Pietro a Maida. Come tutti i lavoratori, anche noi volontarie del Servizio Civile abbiamo dovuto fare i conti con la pandemia. Avremmo dovuto portare avanti un servizio civile colmo di continui scambi di idee con gli anziani, e invece ci siamo ritrovate giorno dopo giorno a interagire solo con uno schermo, ognuno di noi percependo sensazioni diverse e contrastanti. Questo periodo così particolare è stato per me, che sono come tante altre persone al giorno d'oggi, molto frenetica e sempre in movimento, una lotta contro il tempo. Tutto scorre ma nulla si muove. Intorno a noi tutto continua ad andare ma con ritmi diversi ai quali mi sono dovuta adattare. Forse la più grande mancanza di questo periodo è stato proprio il contatto umano con gli anziani, che lo smart working non mi ha permesso di sviluppare. Anche per noi del Servizio Civile lo smart working è stato importante perché ci ha permesso di continuare a vivere questo straordinario percorso formativo, ma da un lato guardo a questa opportunità con un velo di tristezza perché è simbolo dell'impossibilità di creare nuovi rapporti umani e di poter mettere sul campo un'attività di volontariato molto importante. Il nostro anno di servizio è stato penalizzato dalla pandemia e purtroppo non abbiamo potuto godere appieno di questa esperienza, soprattutto per quanto riguarda le relazioni e i rapporti con le persone. Quindi penso che siamo stati penalizzati dalla pandemia non solo in questo contesto, ma in generale. Sicuramente avevo delle precise aspettative al riguardo e adesso almeno per il momento sono state rimodulate. Alla fine è stata fatta la proposta di continuare il servizio civile facendo l'esperienza da casa, ovvero smart working, che è stata inaspettata ma alla fine ben accolta. Al termine del servizio civile posso dire di aver fatto una bella esperienza che sicuramente porterò un qualcosa in più che arricchirà il mio bagaglio culturale.